diritto di diventare figli di Dio è reso possibile da Gesù. E l'incredibile notizia è che grazie a Lui Dio ora dice di noi la stessa cosa che disse di Gesù. Sei pronto? Ecco qui. Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Marco 1,11. Per mezzo di Gesù, Dio dice a te la stessa cosa che disse di Gesù stesso. Con questa affermazione, Dio sopperisce alla carenza di identità che ognuno di noi sente, quel logorante e profondo desiderio di appartenenza, amore e approvazione. Nota i tre elementi distinti in questa promessa. Tu sei il figlio mio. Quando Dio dice tu sei il figlio mio, Lui sta identificando se stesso con noi. Egli sta dicendo che vuole essere associato con noi, che vuole essere insieme a noi. Il primo punto di questa nuova identità è che noi siamo persone con cui Dio ha il piacere di essere associato. Lui sta dicendo, sì, quella è mia figlia, quello è mio figlio. Egli non dissocia mai se stesso da noi, una volta che noi siamo diventati suoi figli. È piuttosto lusinghiero il fatto che Lui sia così gentile, no? Nonostante il nostro comportamento a volte sia non proprio piacevole. Diletto, amato. A volte in un rapporto familiare non sempre ci piacciamo a vicenda, figuriamoci amarci a vicenda. Se hai un membro della famiglia che non ami, potresti sentirti tipo sì, devo confermare che siamo parenti, ma non mi piace poi più di tanto. Ma per Dio non è così. Non solo Dio dice sì, quello è mio figlio, ma Egli afferma anche, io amo questo figlio, lui ha il mio affetto, il mio cuore è con lui e il mio cuore è per lui. In te mi sono compiaciuto. Dio completa questa promessa aggiungendo, io mi sono compiaciuto in te. Il Dio che ha posto le stelle al loro posto sta dicendo che è orgoglioso di te, non di qualcun altro, proprio di te. Mentre cresciamo nella comprensione della profondità del cuore di Dio per noi, queste affermazioni iniziano lentamente a riempire le carenze di identità presenti nelle nostre anime. Tutte quelle cose che noi abbiamo fatto per avere affermazione, per cercare di essere importanti, per sentirci importanti, per essere ammirati, per essere stimati, adesso abbiamo una risposta. Non è per mezzo delle persone o per mezzo delle cose materiali che non riempiono il cuore, per mezzo di titoli o per mezzo di posizioni, ma è la presenza di Dio nella nostra vita che completa il nostro cuore e ci fa sentire di essere finalmente al posto giusto.